personaggio dell'anno a Massimo Moratti, attualmente presidente onorario dell'Internazionale. Presidente, allora come si ritrova in questi nuovi panni? Sì, no, intanto un po' di imbarazzo, c'è un attimo di imbarazzo perché ho la tentazione di arrivare e decidere una cosa che forse non è il caso, però ho trovato c'è l'istinto, quindi cosa fermo, oppure mi ritraggo troppo e allora sembra una molina che c'è. Quindi è un equilibrio che devo trovare, questa cosa che non troverò mai. Finisce che alla fine niente, rimani soprattutto tifoso, cerchi di, se vuoi, dare un consiglio a chi arriva per metterlo in condizione di non trovare maggiore difficoltà, cosa che tutti sappiamo, quando penso la responsabilità è difficile anche ascoltare consigli, e è ancora più antipatico darli alcune volte, per cui il tutto è qualcosa che viene salvato soltanto da amore, tutti quelli che sono interisti hanno della loro squadra e quindi quello mette in condizione poi di far tutto in maniera buona fede, insomma cercando di risolvere i problemi perché la squadra vada bene, cosa che in questo momento dopo la splendida vittoria di ieri siamo tutti sicuri che succederà. Intanto per quell'applauso ci ha convinto perché lei ha parlato o tu hai parlato con estrema schiettezza, ma mi diceva prima un tifoso dell'Inter, dice, puoi chiedere a Moratti se è vero che c'è una clausola che gli può permettere di ritornare a essere presidente dell'Inter? No, ci sono come tutti i contratti ci sono delle clausole per cui sono, sì, certe cose non vengono fatte, hanno proprio il diritto e il dovere di mettere in condizione di salvare la società, non credo sia questo il caso perché sarà certamente la sua storia brillante anche certo verde, fare punto per certamente sia per se stesso che per l'amore, per questa nuova creatura cercherà di far bene, insomma, come lo sento io, lo sento molto, molto attento a cercare di far bene, quindi alla fine. Grazie Massimo Moratti, personaggio.